Adesso siamo online. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenuti sui canali social dell'Università degli Studi di Padova. Saluto tutte le persone che si stanno collegando in questo momento sia su Facebook che su YouTube. E in particolare do un caloroso saluto a tutte le persone che sono connesse anche in Zoom, a cui chiedo poi di accendere la telecamera per mostrare che bel pubblico numeroso abbiamo, anche se virtuale. Un ringraziamento particolare a Daniela Franco, interprete della lingua dei segni italiana, che seguirà insieme a noi tutta questa bellissima conferenza. Oggi abbiamo la fortuna di avere le massime autorità dell'Università di Padova e quindi do il benvenuto al professor Rosario Rizzuto, magnifico rettore che porta i saluti dell'Ateneo. Porgo il saluto e un caloroso benvenuto a tutti e tutte. Oggi è un pomeriggio importante, un pomeriggio molto bello. Stiamo faticosamente uscendo da una drammatica emergenza sanitaria e in questa drammatica emergenza sanitaria siamo stati capaci di continuare a essere luogo di formazione, dare a tutti gli studenti e le studentesse la formazione da remoto che avremmo dato avendoli davanti, come siamo abituati a fare. Poi è ripresa la attività scientifica adesso nei laboratori, negli studi, nelle biblioteche, si riprende a costruire scienza e sapere. E con oggi apriamo il terzo importante gradino. Torniamo a essere comunità, torniamo a essere comunità del sapere, comunità che comunica all'intero dintorno, al luogo che ha accolto i nostri studiosi quando è nata l'università, ai cittadini, alle cittadine, di un territorio via via sempre più vasto, la possibilità di dialogare con loro, di condividere scienza e cultura. Perché se la prima parola che vorrei sottolineare oggi è comunità, essere insieme con una comunità vasta accademica e della società più ampia. La seconda parola che vorrei sottolineare è la parola dell'innovazione. Credo che questa emergenza ci ha insegnato come sapere affrontare le sfide sia fondamentale per vincere le più difficili, quelle che non ti aspetti. E se la capacità di essere scienziati, innovatori, medici, appassionati e competenti è stata fondamentale per superare l'emergenza Covid. Beh, io credo che oggi c'è una seconda declinazione della parola innovazione, che è l'innovazione culturale. Bisogna riuscire sempre a guardare avanti, a capire che l'innovazione non è il problema specifico che stiamo affrontando, ma è l'insieme di tutti i saperi che si incontrano, riuscire a pensare qualcosa di diverso dal tuo ambito disciplinare, riuscire a cambiare e a guardare una società che si evolve. E chiudo con la terza parola, che è ovviamente la parola della libertà. Oggi sentiamo parlare da un grande uomo di cultura che associamo alla parola la parola libertà. Oggi sentiamo parlare di libertà e noi siamo l'università della libertà, siamo l'università che è nata dalla libertà, che è nata da studenti e professori liberi e che la libertà, come sappiamo, l'ha coltivata in tutta la sua storia, una storia ormai arrivata agli 8 secoli. Ed è una libertà di pensiero, una libertà di scienza, una libertà di vita personale, la libertà di Galileo, la libertà della scienza medica e la libertà politica che è stata difesa e ricordavo al nostro illustre ospite che questa università è medaglia d'oro al valor militare
per la battaglia che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale contro il nazifascismo per la difesa della libertà di tutti noi. E oggi sentiremo parlare di libertà e soprattutto ricordare che la libertà non è un concetto astratto, la libertà è un dato esperienziale, è una componente insostituibile della vita che va declinata e va vissuta, per la quale bisogna dare degli obiettivi sempre più alti e riuscire a leggerle in questo modo vuol dire che in ogni momento storico noi dobbiamo costruire un pezzo di libertà maggiore. Credo che se siamo usciti da un periodo nel quale abbiamo perso alcuni ambiti di libertà, siamo rimasti chiusi in casa, abbiamo perso molti contatti sociali, abbiamo visto condizioni di difficoltà che sono cresciute, condizioni di disagio. Beh, allora pensare che l'aspirazione alla libertà e la vita nella libertà sia un obiettivo forte, beh, credo che sia il modo migliore per ricominciare a vivere come università, a vivere in presenza. Noi oggi siamo in videoconferenza, ma l'università è e sarà sempre più un luogo di incontro di persone fisiche, di persone vere, di persone che si incontrano e sono in grado di condividere questi ideali. Allora, con questo spirito che io do veramente il benvenuto e il ringraziamento fortissimo al professor Nansy per essere con noi oggi. È un grande onore averla ed è un grande onore con noi aprire le Freedom Lectures. Grazie, magnifico rettore, professor Rosario Rizzuto, e proprio per descriverci, raccontarci cos'è questo nuovo evento, le Padova Freedom Lectures, prende la parola la professoressa Annalisa Oboe, prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere dell'Università di Padova. Grazie molto e buon pomeriggio a tutti, a tutte, benvenute e benvenuti a questa prima puntata delle Padova Freedom Lectures che inauguriamo oggi e che trovano spazio all'interno di un palinsesto di eventi culturali di comunicazione della scienza che è annuale e che abbiamo chiamato Universa, è cominciato già nel 2016 e di anno in anno fino ad oggi si è arricchito di tanti contenuti, di tanti format diversi e che in vista degli 800 anni del nostro Ateneo sta diventando sempre più inclusivo e sempre più accogliente e vede al suo cuore i 32 dipartimenti della nostra università, dove ogni giorno si produce ricerca su tutti i saperi, quindi tutti i saperi scientifici e umanistici, e creano quella che è la grande ricchezza di questa università, una grandissima multidisciplinarietà, molto spesso anche un'interdisciplinarietà spinta che porta in là, no? Il confine del sapere. E direi che è con questa multidisciplinarietà che noi ci avviciniamo agli 800 anni di Padova, dell'Università di Padova. E la libertà, come diceva il magnifico rettore, è il tema a cui teniamo di più e attorno a cui vogliamo lavorare, perché è al cuore della missione del nostro Ateneo, è al cuore del motto che ci contraddistingue, questo Universa Universis Patavina Libertas, che significa che la libertà di Padova è universale, tutta intera e per tutti e per tutte. E ci sembrava giusto portare la libertà esplicitamente nelle iniziative che celebrano gli 800 anni e che non solo chiudono un tempo così lungo, ma ne aprono un altro, che è il nostro nono secolo. E quindi le Padova Freedom Lectures sono state pensate proprio per capire, insieme a voci importanti della filosofia, della cultura, della letteratura, dell'arte, ma anche dell'economia, della scienza, della politica, come ci rapportiamo alla libertà oggi, qual è il senso di questo concetto e di questa esperienza e come possiamo pensare di declinarla anche per il futuro. Per noi queste Padova Freedom Lectures sono un investimento in eccellenza, per noi, per l'Ateneo, ma anche per chi vorrà
accompagnarci in questo percorso a tappe verso il 22, condividendo la nostra volontà, il nostro desiderio, direi quasi la pulsione, a innescare una circolazione di senso che crea comunità. Io sono davvero molto felice che oggi le Freedom Lectures si aprano con il filosofo Jean Nancy, che alla libertà ha dedicato un saggio straordinario, l'esperienza della libertà, che qui in Italia è uscito nel 2000 ma risale al 1988, che è un trattato sistematico, lucido, molto radicale, e che invito, è inevitabile per chiunque voglia riflettere sul tema della libertà. E con lui dunque apriamo questo spazio di riflessione che vuole essere un atto di condivisione sia culturale che, come diceva il rettore, anche etico, politico, che delinea un campo in cui la libertà si presenta in azione e anzi produce in quel campo, o qui in questo spazio delle Padua Freedom Lectures, si produce nello stesso modo in cui, dice Nancy, in una immagine folgorante che mi ha accompagnato negli anni 2000, la libertà si produce nello stesso modo in cui un attore, per essere l'attore che è, si produce sulla scena. E allora con questa immagine vorrei anche ringraziare il professor Nancy per essere qui, ringrazio il magnifico rettore per la sua presenza, tutti presenti in piattaforma, chi ci segue sui social dell'Ateneo, e mi fa piacere anche lasciare la conduzione di questo incontro a due giovani e brillanti colleghi filosofi dell'Università di Padova, Marcello Ghilardi e Laura Sanò, perché penso che il pensiero si nutre del dialogo fra diverse generazioni, e quindi è proprio questa idea di mettere insieme età, collocazioni, esperienze diverse a cui puntiamo in questi incontri e che ci auguriamo siano fruttuosi. Grazie a tutti. Grazie professoressa Annalisa Oboe, prorettrice, grazie magnifico rettore. Ed ora non possiamo che insomma dare il benvenuto al nostro illustre ospite Jean-Luc Nancy, che sarà accompagnato in questo primo momento dal professore Marcello Ghilardi, docente di estetica all'Università di Padova, a cui in qualche modo cedo la parola, salutando ancora tutti voi che ci seguite sui social network e anche su Zoom. Siete veramente centinaia di persone. Grazie, Marcello Ghilardi, professor Nancy, à vous, se si può dire in francese. Grazie, a voi la parola. Grazie. Abbiamo avuto anche una bella immagine di alcuni dei volti che ci stanno seguendo. Io adesso sono inquadrato insieme a Gioia Lovison, che ringrazio appunto per avermi ceduto la parola, e al professor Nancy, a cui dico bonjour, bienvenue. Bonjour. Il professore capisce molto bene l'italiano, anche lo parla. Io mi permetto di fare una breve introduzione in italiano a beneficio del pubblico che ci sta ascoltando, in modo tale che, per chi non lo conoscesse ancora, il discorso che farà poi il professore possa essere inquadrato nell'arco del suo pensiero. Chiaramente soltanto per accenni dico che è un filosofo, e sono molto contento e anche grato alla professoressa Annalisa Oboe di avere iniziato questa conferenza, questo primo incontro delle Padova Freedom Lectures, con una disciplina che, accanto alle altre che popolano e animano la vita universitaria di Padova, continua ad essere propositiva. Non è destinata all'obsolescenza la filosofia, ma continua ad essere nella sua specificità, nella sua singolarità, un modo che potremmo dire, a partire dalla soglia socratica, dal momento in cui con Socrate, un nome tra altri,
l'umano inizia a farsi domanda, a porsi come questione, ecco, da quel momento in poi si apre una stagione nuova per l'umanità. E ancora oggi ci poniamo certe domande. Il professor Nancy ha insegnato dal 1968, se non ricordo male, fino al 2004 all'Università di Strasburgo, e il suo pensiero si inscrive in una linea molto importante della filosofia francese, che ha in Jacques Derrida e in Philippe Lacoulabar due altri nomi fondamentali. Oggi possiamo dire senza, come dire, vergogna e senza imbarazzo che il professor Nancy è uno dei filosofi viventi europei più importanti per il tipo di effetti che il suo pensiero continua a produrre. L'importanza di un filosofo, diciamo, che si misura anche con la fecondità del suo pensiero, quanto è fecondo, quanto è produttivo. E appunto il pensiero di Nancy è fecondo perché, insieme anche proprio al suo amico, purtroppo ci ha già lasciati, Philippe Lacoulabar, ha contribuito a costruire un pensiero, a elaborare un pensiero. Già dagli anni 70 datano i suoi primi testi. Toccherò solo alcuni titoli tra i più letti, tra i più importanti, a partire da appunto L'esperienza della libertà, già nominato, che sarà anche un testo al centro del nostro dialogo di oggi, Attraverso essere singolare plurale del 1996, che è una grande meditazione sempre sul tema della politica, della convivenza, dell'esistere con, l'idea che il con non sia affatto un orpello, un di più, un accessorio, ma una dimensione propria dell'essere e dell'essere umano in particolare. Anche Un pensiero finito è un altro libro che ha segnato il cammino di pensiero di Jean-Luc Nancy, e attraverso la meditazione sul politico, sulla dimensione del politico, anche la riflessione sull'estetica, sul tema del sensibile, qualcosa che si intreccia, si incrocia col politico, ma anche lo eccede, va al di là, ha costituito un continuo progredire del pensiero di Nancy fino ai nostri giorni. Questo tipo di itinerario si è anche intrecciato a quello che lo stesso Nancy ha definito la decostruzione del cristianesimo. Due libri sono stati pubblicati all'insegna di questa nozione, di questo lemma, La dischiusura e L'adorazione. Decostruzione è un termine fondamentale per il pensiero francese nella seconda metà del Novecento. Per chi non è filosofo, vale la pena sottolineare brevemente che non si tratta affatto di uno smantellamento, di una distruzione, ma è la capacità di leggere tra le righe, di ricostruire genealogicamente una struttura di pensiero, dimostrare il rovescio del diritto di un certo tipo di lettura che è stata data, di capire quali sono le linee di forza. Allora, decostruire dal pensiero di Derrida attraverso quello appunto di Nancy diventa in realtà un atto fortemente propositivo, fortemente creativo. Si tratta di riuscire a vedere in che modo oggi l'uomo può abitare la propria contemporaneità ed essere presente a se stesso. Termino qui questa breve presentazione. Mi fa piacere appunto che il professor Nancy sia qui. La sua grande generosità, la sua affabilità, la sua amicizia per l'Italia, che ci diceva data da lungo tempo, sono ancora una volta testimoniate da questa sua presenza, anche in questa modalità che ci fa sentire vicini anche se lontani. E quindi io mi fermo e lascio la parola salutandolo ancora, perché ora ci sarà una sua lezione, una sua lezio che ci presenta Gioia, prima di passare alla parte di domande e di dialogo.
Grazie Marcello Ghilardi, grazie ovviamente professor Nancy. Ora guardiamo una lezione del professor Jean-Luc Nancy, sarà sottotitolata, quindi il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana si sospenderà per la durata della lezione e riprenderà successivamente. Vi invito ad ascoltarla, a scrivere nelle chat dei vari canali Facebook, YouTube e anche in Zoom, dove siete molto numerosi, commenti, domande, perché poi il professor Ghilardi, insieme alla professoressa Laura Sanò, docente di filosofia contemporanea, dialogheranno con il professor Nancy anche grazie alle vostre suggestioni dopo la lezione. Quindi ora ci guardiamo, ascoltiamo e godiamo la lezione per liberare la libertà, Jean-Luc Nancy. Buongiorno, è un piacere, un onore di parlare all'Università di Padua. E parlerò naturalmente in francese. Pour libérer la liberté. Les exigences de confinement imposées par la pandémie virale ont suscité de nombreuses protestations dans les régions géopolitiques et idéologiques qui revendiquent les droits qu'on appelle humains. Certes, l'acceptation et même la prise en charge de ces exigences ont été les réactions de loin les plus partagées, mais souvent, elles l'ont été aussi sur un fond de regret de ce qui paraissait représenter autant une atteinte aux libertés qu'une mesure de protection sanitaire. Le modèle plus ou moins hypothétique de l'immunité communautaire a été invoqué comme une solution qui aurait permis d'éviter de limiter les libertés de déplacement et de rencontre. Les interdictions de visite aux malades et aux mourants ont été ressenties comme des formes particulièrement graves de mesures liberticides. Les possibilités de traçage des personnes contaminées sont redoutées comme autant d'accès ouvert à des contrôles illimités de la vie privée. L'annonce de la réouverture des écoles en France a immédiatement rencontré des oppositions commandées par la liberté de se protéger. L'ordre immédiat des motifs est alors inversé, mais la raison profonde reste la même, c'est la liberté de chacun en chaque circonstance. Notre société considère comme son bien le plus précieux, tant que la santé et la vie ne sont pas gravement menacées, la liberté individuelle. Cette liberté se décline pour l'essentiel en liberté de se déplacer, de se réunir, de s'exprimer et d'intervenir dans la gestion de la vie commune à l'intérieur de cadres législatifs eux-mêmes librement accepté. Ces acquis du monde moderne ne sont pas contestables. Un des traits essentiels de ce monde est d'avoir écarté les formes d'autorité non librement consenties, depuis le droit d'esclavage jusqu'au droit divin ou dynastique d'exercer le pouvoir. L'exercice de cette liberté n'est pourtant pas simple, puisque, comme je viens de le rappeler, elle peut aussi bien s'opposer à des restrictions qu'en exiger. Mais l'important, nous le comprenons très bien, est que dans tous les cas, ce soit le libre individu qui décide. Que cette liberté doit composer avec celle des autres comme avec des intérêts communs ou des solidarités, cela n'empêche pas que chacun et chacune doit être en mesure de donner son accord ou de le refuser, fût-ce en acceptant d'attendre le moment propice pour faire changer la loi. De toutes les manières et sur tous les plans, le libre jugement de chaque individu majeur
doit pouvoir s'exercer, sauf cas d'incapacité légale ou médicale qui doit elle-même être établie sous un contrôle soigneux, lui-même susceptible d'être mis en cause. Rien ne nous est plus évident que notre entière liberté de jugement et la liberté de décision qui en découle. Cette liberté demande à être garantie et protégée. C'est pourquoi la seule forme d'organisation sociale et politique qui lui convienne est la démocratie, qui consiste dans une libre participation de tous aux décisions selon lesquelles l'existence commune est assurée. La communauté ainsi formée équivaut à la coexistence des individus libres. La liberté des sujets détermine donc le règne tant individuel que collectif de cette même liberté. Cela répond bien à la seule définition possible de la liberté, la capacité de n'agir que selon sa propre décision. La décision propre suppose que le sujet soit précisément constitué par une entière propriété de lui-même et accessoirement de ce qui lui appartient. Ce que contient le terme de liberté pour nous n'est pas seulement de l'ordre de l'indépendance matérielle et sociale, comme c'était le cas pour nos ancêtres, elle est le propre d'un sujet, de sa capacité à s'auto-déterminer. En un sens, on peut dire que liberté et subjectivité sont deux concepts réciproques et substituables. L'égalité des sujets, quant à elle, est déterminée par le fait que tous les sujets sont également et donc identiquement libres. Tout ce qui va au-delà de cette double postulation fondamentale, comme la solidarité ou la fraternité, aussi bien que les nécessaires rapports de pouvoir, tout cela est secondaire et inférieur en dignité ontologique. Nous savons tout cela parfaitement. Ce sont les axiomes de la logique socio-politique, éthique et en somme aussi métaphysique de notre monde. Métaphysique, en effet, désigne la pensée des principes et des fins. Or, aucune représentation de principes et de fins de l'ordre d'une loi religieuse ou bien d'un destin, quel qu'il soit, ne peut se satisfaire des axiomes que je viens de rappeler. Le seul principe pour nous est la liberté, ce qui signifie qu'elle porte aussi la finalité ultime. Nous sommes libres pour être libres. Autofondée, la liberté est autofinale. Tout le reste, si on y réfléchit bien, n'est que subordonné. Les productions, les possessions, les actions et les œuvres ne sont en vérité que les retombées marginales de la liberté qui s'affirme. Je n'ignore pas que beaucoup ne se contentent pas de cette épure et nourrissent de manière plus ou moins fervente des convictions religieuses, esthétiques ou symboliques, où est offert un sens de l'existence qui ne se limite pas à l'auto-finalité de la liberté propre. Ces croyances relèvent d'attentes affectives parfaitement compréhensibles, mais ou bien leur conviction remplace complètement la liberté, et alors il y a conflit, ou bien des arrangements plus ou moins cohérents permettent de vivre en double régime, sujet de droit d'une part, et fidèle d'obédience de l'autre.
Toutefois, il faut avouer que le dispositif de la liberté tel que je viens de le rappeler ne va pas sans difficulté. Je ne pense pas seulement à tous les aspects secondaires que j'ai évoqués, à toutes les contingences pratiques ou affectives qui compliquent et qui même obscurcissent parfois le libre exercice de la liberté. Je pense à deux considérations d'ordre fondamental. La première concerne l'histoire de la liberté dans le monde moderne. La seconde concerne la teneur ontologique même de notre idée de la liberté. Commençons par l'histoire. Il est très remarquable et très étonnant que la conquête moderne de la liberté, celle qui, de l'humanisme du XVIe siècle, a mené jusqu'à la démocratie du XXe, ait été accompagnée des plus sévères mises en question de cette liberté. Il n'a pas fallu longtemps pour que soit engagée la critique des libertés déclarées par l'humanisme et par la démocratie. Très vite, on a compris que les inégalités de propriété déterminaient un usage très inégal de la liberté et que cet usage inégal dégrade la liberté supposée elle-même. La plus simple et la plus indispensable des libertés, celle de se procurer sa subsistance, apparaît comme une comédie lorsque les uns sont libres de se vendre sur un marché du travail et les autres libres de régler souverainement ou tyranniquement les conditions de ce marché. Toutes les luttes ouvrières des XIXe et XXe siècles ont été guidées par l'exigence de donner un contenu réel et non formel au droit de travailler, lui-même condition d'exercice de tous les autres droits et donc de toutes les libertés. Mais nous avons oublié tout cela, semble-t-il. En fait, ce qui devait donner par le travail une société dont la liberté commune aurait été, en tant que communisme, la réalisation de tous, n'a produit qu'une autre forme de dépendance. Partout, les conditions du travail sont devenues toujours plus complexes et plus dépendantes de logiques techno-économiques telles que l'écart a augmenté entre la liberté des décideurs et la soumission des exécutants. Ces derniers représentent la grande majorité des populations, qui comportent aussi une part importante de personnes privées de travail et donc, dans cette mesure, privées de liberté. En revanche, de grands espaces de liberté se sont ouverts sous forme des choix multipliés de biens de consommation. Aux moyens de subsistance et de confort se sont ajoutés les loisirs, les biens culturels et ce qu'on a pu décrire comme l'absorption passive, voire addictive, du grand spectacle de cette surabondance et de notre propre dépendance envers elle. La liberté est devenue l'usage recommandé des images de nos capacités de maîtrise et de satisfaction. Une grande partie du cinéma le plus répandu ne charrie pas d'autres contenus. Autrement dit, partout, la représentation d'une autodétermination tient lieu d'une autodétermination réelle, s'il en existe une. Cette énorme illusion de la modernité, l'illusion de la libération d'une humanité qui aurait surmonté toutes ses dépendances, nous avons en fait commencé à en prendre
conscience. Cette conscience se révèle à beaucoup de signes, et en particulier à ceci que nous savons désormais combien nous perdons de liberté d'agir dans les destructions et dans les transformations profondes des conditions de vie sur la planète. Mais le risque est alors grand de renouveler l'illusion d'une vraie liberté plus naturelle et plus humaine. Ce risque est grand parce que nous n'avons toujours pas progressé dans notre pensée même de la liberté. L'image de l'autodétermination continue à nous fasciner, alors même que c'est en elle que se trouve le problème. On touche alors ici à ce que j'ai nommé la teneur ontologique de l'idée de liberté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui constitue la liberté ? Et par conséquent, qu'est-ce qui constitue la propriété essentielle de l'être supposé doué de liberté ? Il est très remarquable qu'au cours de la même histoire qui a fait naître la liberté moderne, aucune philosophie ni aucune théologie n'ont attribué à l'homme la liberté comme un pur et simple pouvoir d'autodétermination. Au contraire, même chez Locke, même chez Rousseau, on ne trouve pas cela. Sans entrer dans aucun détail des nombreuses pensées mises en jeu, on peut dire que l'autodétermination pleine et entière n'a jamais été pensée qu'à propos d'un être parfait, nommé Dieu, ou bien raison, esprit, nature, ou encore histoire, mais jamais identifié à l'homme, même si l'homme figurait son idéal ou son absolu. D'une certaine façon, notre culture a été schizophrénique. D'un côté, nous devions être libres, et de l'autre côté, nous ne savions pas l'être. C'est aussi pourquoi nous n'avons pas cessé de parler de libération, d'affranchissement ou d'émancipation, c'est-à-dire d'opération qui présuppose une absence première de liberté. Mais s'il est possible qu'un enfant devienne un adulte libre et responsable, ou s'il est possible de libérer un prisonnier de manière définitive, et s'il est possible de renverser un tyran, il n'est pas pour autant certain qu'on fasse ainsi advenir un sujet absolu de sa propre autonomie. Un tel sujet de sa propre autonomie ne connaît que trois formes dans nos représentations, et chacune des trois aboutit à une limitation de l'autonomie, par conséquent à une auto-limitation. La première forme est celle du libertinage, qui, en son sens fort et initial, représente le principe d'une entière indépendance envers les lois et les codes de toute nature reconnus par une société. L'autonomie libertine est celle du vouloir ou du désir immédiat dans toute l'effervescence qu'il peut offrir. L'indéniable séduction de son image ne peut empêcher que l'effervescence s'emporte elle-même et se détruise. Ce qui n'est pas une question d'épuisement, et bien plutôt d'implosion ou d'excès. En fait, le propre du libertin
et de se risquer hors de tout être propre. La seconde forme est celle que représente l'association de Kant avec Sade, telle que Lacan l'a exposée. C'est la certitude d'un sujet absolu de sa propre loi, ordonnée chez Kant à une rationalité universelle et chez Sade à une subjectivité non moins universelle, la première, la rationalité supposant une dignité absolue, la seconde supposant une cruauté non moins absolue. Cette ambivalence revient à une contradiction interne, voire à une auto-expropriation de la liberté. La troisième forme, enfin, est donnée par ce que Marx a nommé le travail libre, c'est-à-dire la libre production de l'être tant social que individuel. Cette production suppose que le produit soit défini. Or, c'est exactement ce que Marx ne sait pas déterminer autrement, le produit, pas autrement que comme le travail libre lui-même. Autrement dit, la liberté devient sa propre production. Elle n'est pas une propriété donnée d'avance, ni un droit. Elle est son propre acte. Mais en même temps, elle se présuppose donc, en fait, autant que la pleine autonomie d'un être absolu. Et en cela, elle se perd elle-même, car ou bien elle ne fait que se reproduire, ou bien elle se réduit à être force de production de nouvelles possessions. Et c'est sans doute ce qui est arrivé à ce qu'on appelle le communisme réel. À ce point, il faut convenir que l'autonomie requise par la liberté semble inévitablement, et si j'ose dire, automatiquement, exclue. Or, cela même nous donne une indication. Ce qui est exclu, c'est que l'autodétermination soit la propriété d'un être. Mais c'est justement la présupposition d'un propre en général qui d'emblée fausse la position même du problème. Si nous savons ce qui est le propre de l'homme, si je sais qui je suis proprement, si un peuple maîtrise son origine et sa nature propre, alors il est certain, ou bien que la liberté est d'avance entravée par cette propriété, ou bien que cette propriété se réduit au cercle vicieux « je suis libre d'être libre ». Cercle vicieux qui piège d'ailleurs aussi bien un Dieu qui s'affirme tout-puissant, c'est-à-dire possédant la puissance d'être tout-puissant. Or, nous n'avons sans doute pas d'expérience plus intime que celle d'une impropriété. Qui suis-je? Quel est ce peuple? Qu'est-ce que l'homme? À cette dernière question, Kant dit qu'il n'y a pas de réponse, ce qui veut dire que la question elle-même n'est pas à poser. Ce n'est pas une question d'essence, de nature propre. Ce qui est propre, authentique, original, essentiel, élémentaire, pur, cela ne l'est jamais.
car c'est toujours à chercher, à dégager, à épurer, et penser au sens terrible de ce mot. Et dans une épuration ou dans une purification, on élimine l'autre, le non-identique. Le propre n'est jamais présupposé, même pas comme pur être libre, surtout pas comme pur être libre. Ce n'est pas une propriété au sens d'une possession. Ma liberté ne m'appartient pas. C'est plutôt moi qui appartiens à la libre invention d'un propre toujours à venir, toujours à agir et toujours à ressentir aussi longtemps que je vis. Ma mort ne l'accomplit pas. Elle manifeste, au contraire, que ce propre est toujours autre, et si on peut dire, toujours outre. De même que toute mer a son outre-mer, et que les ultrasons appartiennent au registre sonore de nos étroites propriétés ordinaires, que nos biens, nos droits se rapportent à l'outre-propre de cela, de celle ou de celui qui est toujours au-delà de nous. C'est pourquoi la liberté n'a aucune propriété comme celle d'un droit dont je disposerai, ni aucune identité simple, ma liberté. Un peuple libre, une œuvre libre, car cela n'existe que mêlé à tout ce que la liberté veut ignorer, tout ce qui la repousse et qui la contraint. Nécessité, limite, pesanteur du corps, de l'esprit, des affects, des rapports et des pulsions. Comme l'écrit Derrida, la liberté s'entend et s'échange avec ce qui la retient, avec ce qu'elle reçoit d'une origine enfouie, avec la gravité qui situe son centre et son lieu. Grazie. Eccoci tornati in onda. Ci farebbe piacere mostrare tutte le persone che, come noi, immagino, abbiamo seguito con attenzione e passione la lezione del professor Jean-Luc Nancy. Siete veramente in centinaia che state seguendo questo evento per noi molto molto importante e per il quale ancora ringraziamo della generosità il professor Nancy. Invito virtualmente a raggiungermi proprio il professor Nancy e ovviamente Marcello Ghilardi e Laura Sanò, docenti della nostra università, a cui cedo l'onere e l'onore di condurre questo dialogo con il professor Nancy e soprattutto con tutte e tutti voi che avrete sicuramente curiosità da porre al professore. No, non temete, fatevi sotto con le vostre domande. Prego Marcello Ghilardi e Laura Sanò e il professor Nancy ovviamente. Buongiorno a tutti, io sono onorata ma devo dire anche intimidita per la possibilità che mi è stata offerta dalla professoressa Annalisa Oboi, che ringrazio tantissimo, anche da Bruna Giacomini che mi ha suggerita di poter interloquire con un grande maestro del pensiero contemporaneo qual è Jean-Luc Nancy.
Con il mio intervento cercherò di inquadrare brevemente il concetto di libertà alla luce di quanto oggi ha detto Nancy, anche in rapporto al suo principale testo di riferimento, L'esperienza della libertà, e sarà un intervento molto breve che suddividerò in piccole parti che rivolgerò prima in francese al professor Nancy per poi tradurre in italiano per gli ascoltatori di oggi, che ringrazio anch'io vivamente per la loro presenza. Bonjour à tous, je voudrais commencer par ce qui peut être considéré à bien des égards comme un paradoxe. Potrei partire da quello che per molti aspetti può essere considerato un paradosso. Comme disait Kant, il est vrai que je ne peux pas prouver que je suis libre, mais je ne peux pas vivre sans cette idée. D'une part, le concept de liberté semble une notion simple, intuitive, de bon sens commun. Mais si nous essayons d'en approfondir la signification, nous rencontrons quelques apories fondamentales. Comme diceva Kant, è vero che io non posso dimostrare di essere libero, ma è vero altresì che non posso vivere senza questa idea. Da un lato il concetto di libertà sembra una nozione semplice, intuitiva, di comune buonsenso, ma come ha evidenziato il professor Nancy, se cerchiamo di approfondirne il significato, ci imbattiamo in alcune fondamentali aporie. Nancy parle en effet d'une critique des philosophies qui cède à la tentative ancienne et dépassée d'imposer la suprématie de la pensée sur la liberté. En vérité, la liberté n'est pas du tout une idée, ne peut faire d'objet d'aucune théorie, puisque la liberté est un fait et non peut donc être réalisée que par l'expérience. C'est la liberté qui constitue la pensée, qui ouvre l'espace de la pensée. Il professeur Nancy muove in realtà proprio da una critica alle filosofie che ricadono nel vecchio e superato tentativo di imporre la supremazia del pensiero sulla libertà. In verità la libertà non è affatto un'idea e non può essere oggetto di alcuna teoria, dal momento che la libertà è un fatto e quindi può solo essere colta tramite l'esperienza. È la libertà a costituire il pensiero, ad aprire lo spazio del libero pensare. Il senso è che l'esperienza della libertà non può che essere singolare e en même temps liée à celle des autres individus. Puisque chaque être, par nature singulier, est déjà immédiatement en relation avec les autres. Donc aussi que les espérances que l'individu accomplit appartiennent à la condition de coexistence originelle dans laquelle l'être vit. Contrairement à ce que l'on pense, donc l'être libre ne signifie pas être libéré de quelque chose, ni posséder sa propre liberté à exercer, mais il revoit des facteurs a une liberté donnée per l'être en commun. Come l'écrit Nancy, l'espérance de la liberté est ce qui jette les singularités dans l'hétéronomie du rapport avec les autres, dans l'espacement, la division de l'être singulier plural. Ne consegue che l'esperienza della libertà non può che essere sempre singolare e allo stesso tempo annodata quella degli altri individui, dal momento che ogni singolare è già da subito in rapporto con gli altri, quindi anche con le esperienze, anche le esperienze che l'individuo compie appartengono di fatto alla condizione di coesistenza originaria in cui l'essere vive si trova a vivere. A differenza di quanto si pensi, perciò l'essere liberi non significa, ci dice Nancy, essere liberati da qualcosa, né possedere una propria libertà da esercitare, ma rimanda fin da subito una libertà data dall'essere in comune. Come scrive Nancy, l'esperienza delle libertà è ciò che getta le singolarità nell'eteronomia del rapporto con gli altri e nella spartizione dell'essere singolare plurale. E per concludere, pour Nancy, la liberté si presente, on peut dire, come le visage costitutive della comunità. Il n'y a de liberté qu'en commun,
et inversement, il y a des communautés qui, comme affirmation d'une liberté de l'individu, puisqu'elle n'appartient pas à des entités collectives comme la classe, l'humanité ou l'esprit, mais qu'elle consacre toujours l'existence singulière. La liberté est une expérience, une décision d'existence, un don qui doit simplement être gagné, puisque selon Nancy, la liberté n'est pas un droit inhérent à l'homme, comme on le dit souvent dans la tradition, mais une condition potentielle et dynamique pour laquelle on devient perpétuellement libre. Cette nouvelle vision de liberté comporte une conséquence fondamentale sur le plan de la responsabilité. Si la responsabilité pensée comme commune est celle de chacun pour atteindre celle de tous, il faudra dire non pas que ma liberté commence là où finit celle de l'autre, mais qu'elle commence là où commence celle de l'autre. Per concludere, la libertà, per Nancy, la libertà si configura, potremmo dire, come il volto più proprio della comunità. Non c'è libertà se non in comune, e viceversa non c'è comunità se non come affermazione di una libertà dei singoli, già che la libertà non appartiene a delle entità collettive come la classe, l'umanità o lo spirito, ma riguarda sempre l'esistenza singolare. La libertà è un'esperienza, una decisione di esistenza, un factum cui non il pensiero astratto, ma l'atto singolare di esistere dà forma, un dono che va però guadagnato. Dal momento che, secondo Nancy, la libertà non è un diritto connaturato all'uomo, come spesso si dice nella tradizione, ma una condizione potenziale e dinamica per cui si diventa liberi perpetuamente. Questa nuova visione di libertà, capite, comporta una conseguenza fondamentale sul piano della responsabilità. Se la responsabilità pensata come comune, quella da parte di ciascuno per conseguire quella di tutti, si dovrà dire non che la mia libertà inizia dove finisce quella dell'altro, ma che comincia dove comincia quella dell'altro. Dans ce cadre général, se situe certaines questions qui me plaît de soumettre l'attenzione del professor Nancy. In questo quadro generale si collocano alcune questioni che mi permetterà di sottoporre all'attenzione del professor Nassi, anticipando le vostre domande con una prima mia domanda. Il est évident che la concessione della liberté proposée par Nancy presuppose un nuovo concetto di politique par rapport à ce qui s'est affermé dans la modernité, c'est-à-dire un concept qui sache valoriser la différence et qui maintient l'infinie diversité des êtres sans la sacrifier au nom d'une unité. Moi, il y a une interruption. Vous avez entendu la finale? Ça s'est arrêté à un moment. Laura, prova a ripetere. L'image et le son se sont arrêtés. Marcello, conviene che vai tu, sì. Perché credo che ci siano dei problemi di connessione. Sì. Sul finale. Ah, monsieur professeur. Elle a disparu, notre collègue, ouais. Laura. C'est la connexion qui a crasé. Mais alors, j'interviens. Per il pubblico italiano, dico che farò una prima domanda, professore, direttamente in francese, poi la riassumo in italiano, mentre lui inizia a pensare alla risposta. Alors, professeur Nancy, je voulais revenir à la citation finale de Derrida. Vous avez utilisé des lignes à partir de l'écriture de la différence. Et j'ai repris aussi le passage précédent, que c'est une citation que Derrida fait à partir d'un texte d'Edmond Jabès. Jabès écrit « Tu crois que c'est l'oiseau qui est libre. Tu te trompes, c'est la fleur. » Donc la liberté, il continue, s'éveille petit à petit.
à mesure que nous prenons conscience de nos liens quand le dormir de ces sons. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est cette dimension de la relation entre la liberté, la condition, le conditionnement. Le fait que, tout à fait, l'homme est dans l'illusion de penser la liberté comme possibilité de franchir le seuil, de n'être pas conditionné, lorsque la liberté semble montrer la dimension, la nécessaire dimension du partage, donc de la communauté. Alors, en ce temps-là, pendant la pandémie, d'une part, on ressent le conditionnement, le confinement de la liberté individuelle, parce que l'État nous dit on ne peut pas bouger, on ne peut pas sortir. Mais en même temps, il y a la côté de la responsabilité de la liberté. Il faut être aussi responsable avec autrui ou autrui. Alors, comment on peut penser cette sorte de dialectique entre le fait que la liberté n'est pas la liberté de l'oiseau, mais c'est la liberté qui s'enracine comme la fleur. Alors, je vais traduire en italien un peu rapidement. La questione che ponevo parte dalla citazione finale che ha utilizzato il professor Nancy, che è a partire da un testo di Jacques Derrida all'interno della scrittura della differenza. Poche righe prima, Derrida cita Edmond Jabès, uno scrittore in lingua francese, che scrive: «Tu credi che sia l'uccello a essere libero? Ti sbagli, è il fiore». La libertà si risveglia poco per volta, a mano che noi prendiamo coscienza dei nostri legami, come chi dorme riprende coscienza dei suoi sensi. Allora, a partire da questa citazione, la domanda che ponevo al professore si gioca sul rapporto tra libertà come idea, forse illusoria, di affrancamento dai condizionamenti, e libertà come responsabilità anche per gli altri. In quest'epoca di pandemia ci siamo spesso sentiti non liberi perché costretti da uno Stato che ci chiedeva di non muoverci, di non uscire di casa. Ma al tempo stesso, facendo parte di una comunità, forse la libertà è anche condivisione, spartizione. Allora, come si accorda la libertà di fare del soggetto che si vuole libero, che si illude di essere non condizionato, e la libertà come condivisione? Voilà. Allora, cerco di cominciare un po' in italiano, poi vediamo. non ho citato nella conferenza le parole di Jabès, per non fare troppo, ma precisamente la frase di Derrida è un commentario, come lei dite, di Jabès, dicendo: non l'uccello è libero, ma il fiore. E che vuol dire il fiore è libera? Vuol dire, penso, perché non so esattamente come Jabès lo pensa, ma che il fiore è libera, vuol dire una cosa che possiamo vedere ogni giorno con le fiori. Vuol dire che il fiore è l'esaltazione di un colore, di una forma e di un colore che non ha nulla ragiona. Questa fiore è la fiore di Angelus Silesius, la rosa è senza perché, cresce e fiorisce senza perché, senza ragione. Senza perché. Ma tutto il mondo è così. Tutto il mondo è così. In certo modo non c'è
di libertà, se non una libertà che comunica con questa assoluta libertà del mondo, dell'esistenza, che non esiste per nulla che per esistere. Siete ritornata. Allora, finisco la risposta e poi rivendiamo alla sua domanda. E allora penso che se pensiamo alla nostra libertà individuale, ma questa libertà è tanto piccola, se posso fare cosa voglio, allora posso andare fuori, posso andare, posso vedere i fiori, posso fare mille cose, ma perché? Se ho bisogno di una ragione per l'uso della mia libertà, vuol dire che questa libertà non è veramente la libertà. Sono libero di andare nella città e di comprare un yogurt piuttosto che pane, o di comprare un libro di Agamben piuttosto che un libro di Esposito. Ma in ogni caso posso avere ragione, posso sapere perché io faccio questo e non questo. Ma quando si tratta non di fare una scelta, ma di esercere la mia possibilità d'esistenza, non la possibilità di comprare o di leggere, di fare così, ma di esistere. Allora, questa possibilità non si capisce se non fa senso nell'ambito della società intera e del mondo intero. Se non posso avere una partecipazione con la fiore, in quanto fiore, en tant que fleur, non usare la fiore, non so, se voglio comprare una fiore per fare un regalo, non è la libertà. Non è la libertà della scelta tra una rosa e un'orchidea, ma la libertà in qualche modo è di diventare come la fiore, di sentire l'esistenza gratuita della fiore come la mia. Voilà, peut-être. J'arrête ma réponse là d'abord parce que peut-être c'est trop mauvais en italien, non? Non, c'est parfait, merci beaucoup. Va benissimo. Stanno arrivando già molte altre domande dal pubblico. Et alors, parce que Laura Sano est revenue, elle avait... Oui. Scusatemi tantissimo, come vedete quello che può succedere con i collegamenti così in questo modo legati. Della politica. Sì, in realtà avevo proprio concluso e mi dispiace aver perso la sua risposta. No, Laura, non aveva sentito l'ultima parte della tua domanda, quindi non ha risposto. Okay, vuoi riformulare rapidamente le ultime? Rapidamente, a questo punto in italiano, lentamente. Semplicemente io dicevo che Nancy presuppone, cioè il concetto di libertà esposto dal professor Nancy presuppone un nuovo concetto di politica rispetto a quello che si è affermato nella modernità, vale a dire un concetto che sappia valorizzare la differenza
e che mantenga l'infinita diversità degli esseri senza sacrificarla in nome di una unità artificiale. Ma allora in quali termini, per quali motivi la politica occidentale moderna non riconosce l'essere in comune come essenza della società? Comune? Come? Non riconosce la comunità comune? Pour quelle raison la politique occidentale moderne ne reconnaît pas l'être en commun comme un sens de la société? Non riconosce, ma al stesso tempo riconosce perché non può fare altro, perché se non se, in qualche modo sì, è giusto, ma precisamente la politica non riconosce la comunità perché riconosce solo la società, e la società non è la comunità. La società è l'esteriorità dei rapporti di forze, di interessi, eccetera. La società è l'ambito proprio della libertà individuale, sì, della possibilità, la società è la possibilità di fare un contratto. Un contratto. E questa è l'idea del contratto sociale. Il Rousseau, che come sapete che è un'idea contraddittoria in Rousseau, perché come si fa un contratto se la gente non è ancora capace di fare un contratto? E Rousseau dice che il contratto è lo stesso atto che fa la città e l'uomo. Rousseau scrive che d'un animal stupido fa un essere intelligente e un uomo. Allora non è un contratto, non è un contratto, è qualcosa altro, è un atto dell'essere comune. E precisamente penso che oggi la pandemia è come un'opportunità per pensare questo. Oggi abbiamo la necessità di fare la domanda perché dobbiamo pensare la comunità dei uomini. Perché? Perché pensiamo che tutti hanno il diritto di vivere una vita decente, eccetera. Perché? Perché? Perché allora diciamo. Perché la vita umana ha un valore assoluto. Perché? Perché? Perché c'è una vita assoluta della vita umana? Forse non sappiamo rispondere a questa domanda. Perché un valore assoluto dell'esistenza umana vuole dire che non è nulla altra esistenza, no? E prima di tutto non è l'esistenza di un Dio, neanche di un Dio, neanche di un altro uomo ideale alla fine dell'istoria, eccetera, eccetera. Dobbiamo oggi pensare cosa vuol dire l'esistenza umana come esistenza assoluta. Assoluta in quanto l'esistenza di ogni uomo, e naturalmente al stesso tempo l'esistenza di tutti insieme, perché l'umanità è fatta della comunicazione di tutti gli uomini, perché l'umanità e il linguaggio sono la stessa cosa in qualche modo, no?
E allora, che vuol dire il linguaggio? Il linguaggio vuol dire, il linguaggio vuol dire, il linguaggio dice, sì, il linguaggio dice che dire e mai dire un significato ultimo che vale per tutta la storia e tutto. Dire è sempre aprire una possibilità di senso, di più di senso, ma non di terminare il senso. Dire, parlare, non è lo stesso che significare. No? Allora, se possiamo pensare che l'umanità non ha nulla significato, neanche primo, neanche ultimo, perché l'umanità è apertura a, precisamente apertura a nullo senso finale. Allora possiamo cominciare da fare questo che Nietzsche dice in un frammento postumo. Nietzsche scrive: introdurre un nuovo senso, questo è la tâche. Il compito. Il compito, sì. A condizione di Nietzsche, di pensare che questo atto non ha significato. Introdurre un senso, ma questo atto non ha significato. Su questa condizione, allora forse possiamo pensare una politica, per continuare a spostare a Sano, possiamo pensare una politica naturalmente come democrazia, perché non è l'altra possibilità, perché tutto che non è democrazia vuol dire in qualche modo teocrazia o autocrazia. La teocrazia e autocrazia sono lo stesso in qualche modo, anche se il Dio non è un Dio, è un uomo, ma no. Teocrazia o autocrazia vuol dire un significato finale. Democrazia vuol dire niente significato finale, ma siamo insieme per fare la possibilità di aprire senso tra noi, che vuol dire di esistere. E in questo senso, voglio dire una cosa che non ho detto nella conferenza, perché è sempre un po' difficile da dire. Finalmente, penso che la sola verità è la verità di Spinoza. Noi non siamo liberi, solo Dio è libero, ma precisamente per Spinoza, come sapete, Dio è lo stesso che, cosa che Spinoza chiama natura, Dio o natura. Ma Dio o natura non vuol dire niente altro che il fatto che tutto esiste. L'esistenza totale. In questo senso sono totalmente d'accordo con Spinoza. Solo il tutto è libero, ma precisamente il tutto è mai totalizzato. Grazie. Cioè, questo ultimo passaggio riprende uno degli interventi di un ascoltatore, Walter Fraccaro, che da Facebook proprio
alludeva alla possibilità di intendere alcune delle cose anticipate alla luce del pensiero di Spinoza. Leggerei due domande che si connettono, che arrivano da Facebook e anche dagli altri canali. Una di Jacopo, che si chiede se sia veramente possibile essere liberi nella società occidentale moderna e se in un certo senso l'attuale costrizione forzata causata dalla pandemia porta a ripensare in altro modo il concetto di libertà. Questa è una prima questione che si lega forse a quella di Cettina Algozzini, che parla proprio della pandemia citando le proteste di molti individui che ritengono addirittura incostituzionale la decisione degli stati di limitare le libertà individuali. E si chiede: quando uno stato democratico può arrogarsi il potere di limitare la libertà individuale? E quando l'individuo può accettare i limiti? Quindi due domande sul tema libertà individuale, rapporto con lo Stato e trasformazione della concezione o dell'esperienza della libertà in un'epoca di pandemia. Allora, forse risposto prima alla seconda domanda. Mi sembra questo è tanto semplice. Semplice che quando si tratta della salute di tutti, e quando si tratta della mia salute aussi bien che della salute dell'altro, ma è il minimum che il Stato ha la possibilità di limitare la mia libertà. È il minimum, perché se questo minimum non sarebbe possibile, allora qui non c'è nulla, come dire, nulla buona risposta a questa questione, perché se si dice ma facciamo tutti fare così come tutti volete, e allora viene molti problemi che non conosciamo. Non voglio adesso discutere tutto questo, ma è incredibile, è quasi incredibile questa protestazione, perché è veramente l'espressione dell'individualismo e del pensiero stretto alla la piccola libertà. Non posso andare fuori dalla strada. Certo, per esempio, per una persona sola è un problema. Per tutta la gente che vivono nel case piccole, eccetera, sono problemi. È vero, assolutamente è vero. Ma a un certo momento, primo. Secondo, perché fare questa protestazione con il Stato italiano o il Stato francese o il tedesco, tutti questi stati democratici che al stesso tempo sono ricevuto molte critiche, eccetera, eccetera, tutti i giorni. Non so in Italia, ma so che in Francia tutti i giorni del confinamento erano gente facendo cose fuori della legge. E allora no, non vedo dove è il problema.
Ma il problema è nella, nella testa della gente che pensa in modo tanto. Poi viene un'altra domanda che di tutto differente, che la domanda fatta da qualcuno, perché volere la sanità a tutti i prezzi, perché non avere un modo eroico di venire davanti al virus e dire vediamo. Poi la questione della dominazione di un certo modello di sanità, di longa vita, ancora una volta una longa vita, senza sapere perché è migliore d'avere una longa vita. Non c'è nulla ragione. È vero. Ma queste domande sono altre. Queste domande hanno da fare con la prima domanda. Possiamo essere liberi nella società attuale? Certo, la risposta è no, perché siamo non in un stato, il stato non è importante qui, ma siamo in una enorme macchina tecno-economica dove non abbiamo molto di libertà. Non sono libero anche di cosa voglio mangiare, se penso come è fatta questo prodotto, eccetera, eccetera. No. Allora, è un'altra questione a questo momento, è la questione della tecnica. La tecnica è precisamente interessante di pensare che la tecnica è il trionfo assoluto dell'automatico, dell'automobile, dell'auto, una parola che ha fatto una parola inglese, automation, che è un barbarismo per dire il funzionamento automatico di tutta una fabbrica, automation. E allora dove è il auto di questo auto? È nella decisione di qualche tecnici e capitalisti, dire, facciamo così o facciamo così. Certo, l'automazione è precisamente come la caricatura della libertà. Ma precisamente questo è tanto forte, tanto visibile oggi, e forse un po' più con la pandemia, perché con la pandemia vediamo quando sono importanti tutte le concatenazioni, le correlazioni economici, commerciali, tecnici, eccetera, eccetera, che dato che finalmente siamo confinati per questo. Per questa enorme macchina. E allora dobbiamo pensare a cosa vogliamo fare con la tecnica. Ma cosa vogliamo fare con la tecnica è finalmente la stessa domanda che quale società vogliamo fare? E che finalmente è la questione come vogliamo pensare la nostra esistenza.
E questo è molto interessante perché forse, fino a oggi non abbiamo veramente la... Non era possibile di vedere l'enorme necessità di questa domanda. E quando sappiamo già che certo la risposta non è il senso della nostra esistenza, è un'umanità futura, magnifica, pura, questo vecchio sogno è finito, neanche il senso è in un paradiso. Certo, per molte persone il senso ha da fare con un paradiso, ma questo non fa più la struttura della società. Scusi. Professor Nancy, le pongo una domanda che proviene dalla professoressa Bruna Giacomini. La professoressa le chiede: che rapporto c'è tra la riflessione sulla libertà che lei ci propone oggi e l'essere con, che sta a fondamento del suo ripensamento dell'ontologia in essere singolare, plurale? E inoltre, è ancora necessaria, secondo lei, la prospettiva ontologica? Ma il con. Per noi vecchi europei, il con è sempre come una cosa seconda, no? Primo lei, io, lui, no? Secondo siamo con. Ma in verità è tutto il contrario. Primo viene il con. Non solo perché lei avete un padre e una madre, come io. E vostro padre e vostra madre hanno padre e madre, eccetera. Ma questo è ancora molto superficiale, il padre e la madre. Il con è molto più, come dire, generale, ma generale e particolare insieme. Vuol dire che e l'uomo stesso fa parte del vivente, e non c'è l'uomo senza tutti gli altri animali e vegetali, eccetera. Cioè, ancora una volta è il punto di vista della totalità è l'unico possibile, della totalità. Il fatto che c'è il mondo. E allora, se c'è il mondo, il mondo non è l'esistenza di uno plus uno plus uno, ma il mondo è l'esistenza d'una cosa, forse per quella non abbiamo una parola giusta, comunità, collettività, insieme. Tutte queste parole sono parole che viene troppo tardi. Perché prima da ogni singolarità è la singolarità del fatto stesso che c'è qualcosa. Sapete la questione di Leibniz, perché c'è una cosa e non niente. Ma la vera forma della domanda è non è perché c'è
qualche cosa, ma perché sono qualche cosa. Perché c'è mai una cosa unica non fa senso, non è possibile. E allora, come dire, l'ontologia del con, o l'ontologia come con, co-ontologia, se vuole, è prima. Heidegger l'aveva molto bene capito quando diceva che il Dasein è mit-Dasein, vuol dire non so come si dice Dasein in italiano. Esserci. In francese, eh? Esserci. Esserci. E allora co-esserci. Co-esserci. Ma precisamente è molto interessante che il co-esserci in Heidegger essere e tempo, il co-esserci, e Heidegger dice che deve essere capito in modo non categoriale ma esistenziale, quasi come dire ontologicamente. Precisamente questo modo di capire in modo essenziale il co-esserci è esattamente questo che Heidegger non ha sviluppato. Perché in Heidegger, in lo stesso libro, il vero con-esserci viene finalmente solo in la guerra per il popolo e per la comunità del popolo. In certo modo possiamo dire Heidegger capisce che si tratta di comunità, certo, ma con la comunità fa una cosa isolata, particolare, che è la cosa di un popolo. Naturalmente il popolo esiste, un popolo è, il popolo fa parte del con, il con non è generale, universale, ma questo è un altro punto. Ma precisamente è possibile dire non abbiamo ancora veramente pensato non un essere con, ma un essere come con. Ma non si fa in poco tempo un cambiamento tanto profondo, ma si farà. Si farà. O sarà finito tutto? Credo che abbiamo tempo per un'ultima domanda, anche se arrivano molte sollecitazioni, mi dispiace e mi scuso con i tanti ascoltatori che stanno intervenendo con anche rilievi molto interessanti. E Luca Letterati scrive: pensare ancora la comunità in termini di comunità umana non rischia di esaltare ulteriormente il primato antropologico a discapito di ciò che non è umano? Quindi un primato antropologico che ha caratterizzato le filosofie dell'esistenza e le ontologie del Novecento? Non siamo forse chiamati a pensare in modo radicalmente diverso il nostro essere con altri, che non può essere pensato solo in opposizione all'umano? Il problema è appunto forse l'antropologia, l'antropocentrismo che ancora nel Novecento ha segnato
la filosofia dell'esistenza e le ontologie. Sì, ma sì, sì, ma certo l'autore della domanda sa, come sapete, come so, che è già cominciato un pensiero della comunità, dell'umanità, non solo tutto il vivente, ma tutto, come dire, la natura, se volete, il mondo. Ancora una volta, Dio o natura. No. Ah, certo, certo, ma l'umanità ha un carattere un po' speciale, che è il linguaggio. E con il linguaggio, con il linguaggio facciamo questo che non siamo in comunicazione immediata con tutto il mondo, ma siamo in questa comunicazione mediale, intermediale, se posso dire così, del simbolo del linguaggio. E con questo diventa evidente che non è un ultimo senso, che non è un'ultima verità di questa comunità. Vuol dire che forse l'uomo non fa niente di più importante nella natura che dire, precisamente dire, che la natura non ha di ragione neanche di fine. E questo va con il fatto che l'uomo precisamente l'uomo non può essere il centro d'un antropocentrismo, perché l'uomo è un luogo vuoto, il luogo del senso infinito. Allora, e precisamente questo è al cuore della preoccupazione oggi, vuol dire, come sappiamo che abbiamo tutti i diritti a una vita, diciamo, buona, per parlare come Aristotele. Non perché la vita umana sarebbe il principio e la fine del mondo. La vita umana è il luogo o il modo di esistere dove si apre la possibilità di fare senso, ma questa possibilità non ha di fine. E poi direi una cosa di più. Perché non sarebbe un fine, ma un fine in senso di... En italien, c'est comme en français, la fin est la fin. Non, mais, L'ambiguïté de oui, du la bon fin. Fin. Terminaison. Ah, ou la mort. Alors, la mort. Perché non sarebbe una morte dell'umanità? Perché? Perché non? Oh, morte della natura. Si tutti i viventi hanno da morire, perché non la totalità? Ah. Ma non sarebbe terribile, perché non c'è più nessuno per essere triste, no? Ma possiamo dire, fu una bella storia, la storia di questo mondo con l'umano, ma adesso è finito.
Non c'è nessuno per dire adesso. Allora. Adesso, il tema della fine e del fine ci tocca anche nella limitatezza di questo nostro incontro, che però apre ad una infinità di senso. Mi piace moltissimo questa immagine. L'essere umano che pur non può necessariamente ambire ad essere centro, ma si fa luogo e spazio di accoglienza per una infinità di senso, un senso infinito che vuol dire anche un senso non finito, ma sempre da farsi, è un senso disseminato da trovare ovunque e in nessun luogo. Io lascio la parola a Gioia. Ah, c'è un'altra cosa. No. No, volevo giusto dire, sapete, Pascal ha scritto: l'uomo va infinito al di là dell'uomo. In francese c'est l'homme passe infiniment l'homme. L'uomo oltrepassa, supera infinitamente l'uomo. Sì. E allora penso che è la parola chiave della modernità, perché poi sono due infinite, cioè, l'infinità del progresso, della tecnica, eccetera, e l'infinità dell'attualità dell'infinità. Le due infinite di Hegel. Grazie mille, professore. Resteremo grazie. Ancora tantissimo. Grazie ancora. C'è un applauso virtuale che le centinaia di persone che stanno ascoltando possono fare anche solo visivamente. È stata un'esperienza davvero importante di riflessione per tutti noi. Grazie davvero. No, grazie a lei. Merci beaucoup. Grazie anche da parte mia. Io devo ringraziarvi tutti e tutte, il professor Nancy in primis, Marcello Ghilardi, Laura Senò, Gioia Lovison, tutti quelli che ci hanno sostenuto anche tecnicamente in queste ormai 2 ore di dialogo. Le cose che ci ha lasciato, professore, sono tantissime. Sicuramente questa visione aperta sul mondo e sull'esistenza, mi piacerebbe poterla declinare anche in termini planetari, no? Parliamo di mondo, ma parliamo di un'esistenza che è assolutamente interconnessa e che potrebbe anche sopravvivere a noi come uomini. E l'altra cosa è che mi piacerebbe che lei ritornasse da noi a pensare con noi il come dell'essere con, perché è quello il difficile, è quella la domanda che resta aperta: come si fa il come? Ecco, mi piacerebbe che questa riflessione continuasse proprio su questo tema. Io penso che dobbiamo chiudere. Ringraziamo anche Daniela Franco per la sua opera di traduzione in LIS. Alla prossima, grazie davvero, grazie a tutti e a tutte, e anche a chi ci ha seguito fino a quest'ora tarda. Grazie davvero. Professor Nancy, grazie a tutti. Io chiuderei, se la regia se lo consente, con l'applauso che è arrivato prima da Zoom. Grazie a tutti quelli che non hanno potuto porre le loro domande, ma erano tantissimi: Renato Bozzo, Silvia Crupano, Claudio Boer, Veronica Frater, Annie Brayton, Caterina Agostini, Lizelle Bolzonella, tantissimi che avevano fatto domande al professor Nancy, ma insomma speriamo che attraverso i suoi libri possiate trovare comunque le risposte. Professore, grazie e arrivederci a Padova. Arrivederci a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie. Ciao.